Ciao a tutti, sono Riccardo Masini e questo è Vlog. Allora, in questo video, a grande richiesta, veramente a grande richiesta perché me l'avete richiesto in tanti, proviamo insieme, sì, anche Faramir ce l'ha richiesto, proviamo insieme Buy Stuff and See, eccolo qui. Il nuovo gioco della DVG, di cui abbiamo fatto il blockboxing, gioco della DVG creato da David Thompson e Nicola Saggini sulle imprese degli SLC, Siluri e Lenta Corsa della decima flottiglia MAS, durante la seconda guerra mondiale, ossia siluri umani pilotati da questi simpatici signori qui, da questi sommozzatori che facevano questa roba qua, cioè tagliavano le reti di protezione dei porti inglesi di notte e andavano a cavalcione di un siluro sott'acqua a pelo dell'acqua a affiancarsi superando le navi di pattuglia, ad affiancarsi alle navi nemiche, agganciandoci la loro bella testata del siluro sullo scafo e poi più o meno cercando di scappare, di salvarsi e darsi la gamba, e poi dopo quella testata esplodeva e faceva saltare per aria la nave. Stiamo parlando di roba veramente seria, di vere e proprie imprese. Il gioco ha tutta una serie di missioni. Adesso noi vedremo insieme una di queste missioni. Questa è la prima. Le missioni le trovate qua spiegate, gli scenari in realtà. Sulla mission guide. La mission guide mi farà vedere tutte le missioni storiche che possono essere giocate da sole, una dietro l'altra in una campagna storica, quindi con delle evoluzioni che riflettono pienamente le caratteristiche storiche di ogni singola missione, oppure in una campagna in cui voi gestirete anche gli avanzamenti tecnologici dei vostri SLC, dei vostri siluri, perché questi siluri evolvono. Qui sono ancora dei prototipi, nelle missioni successive, questa è la prima missione, nelle missioni successive saranno molto più sofisticati, però che cosa diventa anche più sofisticato? Eh sì, anche le difese inglesi, perché gli inglesi mica stanno a guardare e quindi sono pronti a complicarvi la vita con mortai, costieri e anche loro team di sommozzatori, squadre di sommozzatori, insomma, un po' di tutto. Questo gioco è veramente molto vario. Noi per semplicità cominciamo dalla prima missione. Ho un'altra avvertenza. Dunque, io l'ho giocato diverse volte, però siccome ho un po' la memoria di un cresciuto, qualche piccolo errore, spero di non farlo, potrei farlo, comunque insomma lo voglio però vedere insieme a voi, quindi proprio seguendo proprio il regolamento. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, in questo video vedete le carte, i dadi eccetera, ecco, io non ho preparato, al di là della preparazione dello scenario, che questa la trovate nel regolamento, beh, non ho sistemato il mazzo in modo che mi venga fuori una carta piuttosto che un'altra. No, questo anch'io sono proprio come voi, totalmente all'oscuro di quello che sta per succedere. Attenzione che questo è un gioco molto cattivello, ed essendo un gioco molto cattivello, speriamo che la missione duri abbastanza e che non finisca subito, perché veramente non lo so che cosa può succedere esattamente come voi in questo momento. Oh, allora, micro spiegazione. In realtà il regolamento è molto semplice, cioè voi lo potete giocare anche senza, lo piazzate sulla base delle istruzioni che dice il regolamento e poi cominciate a giocarlo semplicemente leggendo il regolamento, perché va avanti con tutte quante le fasi del turno una per una. C'è una piccola premessa che è questa qua. Oh, il regolamento lo trovate in PDF, scaricabile dal sito Board Game Geek e tutti quanti gli altri posti soliti. Vedete, ecco qui c'è scritto Playing the Game, sono le regole essenziali. Diciamo un po' il motore del gioco. Il motore del gioco come funziona? C'è una descritta benissimo da questo bellissimo player aid, c'è una sequenza del turno durante la quale i vostri SLC, che sono questi signori qui sotto, eccoli qua, li vedete, faranno delle azioni. Allora, per fare queste azioni, ovviamente gli SLC che hanno, spostiamoci qua, queste schede, eccole qui, le vedete, ok, con tutte quante le loro belle caratteristiche, dovranno fare degli skill check, cioè dei check delle abilità. Chi ha giocato ai giochi di ruolo capisce benissimo di che cosa stiamo parlando. Cioè, per fare qualcosa dovete fare dei tiri di dado e sperare che quei tiri di dado vengano. Allora, ogni SLC ha le sue caratteristiche, le sue parti tecniche. Queste parti tecniche si possono guastare e si guasteranno.
queste in blu, quindi la batteria, la zavorra, eccetera, le tute, la trasmissione, le tute subacquee, la trasmissione, le catene di trasmissione, e poi avranno anche le testate, eccole qua, e anche questi qua che sono i segnalini Surge. I segnalini Surge sono dei bonus che voi potete giocare per avere un bonus ad una singola azione. Il problema è che una volta che voi l'avete giocato, ecco qua, è praticamente come se voi, pensate un po' come se respirate, l'idea è che i vostri operatori, il vostro equipaggio respira più velocemente, quindi ha più ossigeno, riesce a fare meglio quell'azione, però ovviamente poi dopo si trova in difficoltà. Gli equipaggi, a proposito, sono contrassegnati da queste carte qua, e ogni carta ha un po' le caratteristiche del singolo equipaggio. Per esempio, questo di Durand de la Penne e Bianchi ha due punti azione, quindi può spendere due punti azione finché è in status ottimale. Poi, quando vengono colpiti una prima volta, vengono appunto qui, e vedete già che i punti azione scendono a 1. Comunque sia, e ha un bonus particolare su tutte quante le azioni che richiedono i test, che richiedono la stamina, cioè la resistenza. Poi ci sono varie altre indicazioni per le missioni, se possono essere utilizzate in campagna, ne, nelle varie campagne. Comunque questo per ora non importa. Questi sono i vostri tre SLC, cioè i siluri a lenta corsa, i quali ovviamente abbiamo detto faranno dei check con le loro belle abilità, e appunto dovranno vedere un po' che cosa fare. Check su che cosa? Su quest'altra, eccola qua, quest'altra player aid. Questa riporta tutte le azioni che voi potete fare, e come vedete andiamo dal movimento, che ovviamente, attenzione, guardate un po' le azioni. Per esempio, muovervi, surface e sommergere è uguale, ma fare una mossa intera, eccolo qua, quindi una mossa ad alta velocità, ha una certa difficoltà da surfaced, cioè da... No, queste sono uguali, vabbè, comunque insomma, hanno delle caratteristiche diverse se le fate in superficie, quindi a pelo dell'acqua, oppure se le fate sommerse. Per esempio, fatemi vedere, ecco, per esempio, ecco qua. C'è la Evade Net, che la vedete qui, come vedete ha delle altre variabili. Per ogni azione è indicata qual è l'azione, lo stato, quindi in cui viene fatta, i punti azioni che spendete. Per esempio, per immergervi, dive, eccolo qua, vedete? Quindi da surface, da pelo dell'acqua, andare a sommersi. Se spendete un punto azione, dovete tirare un dado su pilotaggio, e quindi eccolo qua, 4, ok? Dovete fare un 4 con quel dado perché riusciate effettivamente a immergervi. Oppure spendete due punti azione, quindi non fate altro, fate soltanto questo, pensate come se vi state concentrando, come stiate concentrando su quell'azione, allora è successo automatico. Quindi se spendete un punto azione dovete tirare un dado e fare 4 sperando di riuscire, oppure se spendete due punti azione avete un successo automatico. Questi un po' sono come in generale come funzionano gli skill check. Per fare tutto dovete fare comunque uno skill check. Muovervi, passare le reti, sganciare le testate, insomma un po' di tutto. Adesso torniamo un po' sulla mappa, invece vediamo la mappa come è fatta. La mappa, la classica mappa esagonata, bel look di notte con tanti quanti aid, aiuti qui di lato, e appunto i vostri tre SLC devono fare questo giro, devono infilarsi in questi qua, sono dei muri, qui sono proprio le muraglie dei moli, quindi non potete passare da qui a qui. Dovete arrivare all'interno della baia interna penetrando attraverso questi che sono gli sbarramenti, le reti sottomarine, e c'è l'azione apposita per superare. Speriamo di arrivarci, non è così facile. Arrivare alla baia interna, avvicinarvi ad una di queste che sono tutte quante le navi. Ogni nave, prendiamo questa qua, la HMS Sheffield, ha, eccolo qui, il suo indicatore di punti vittoria. Se riuscite ad affondare quella nave con la vostra testata, beh, fate quei punti vittoria. Contate che per avere una vittoria minore, quindi avere un qualche livello di vittoria, dovete fare 7 punti. Quindi nel nostro caso la Sheffield da sola non vi basta. Queste coperte sono invece altre navi minori che
le scoprite quando vi ci avvicinate, che cosa sono di sorbete. Se ne vediamo una, per esempio, l'HMS Fury, vedete, ecco qua, questo è un cacciatorpediniere che vi dà 3 punti. Qual è il problema? Qui avete anche dei mercantili che potete utilizzare un po' come ripiego se non riuscite a entrare nella baia interna. Qual è il problema? Che a darvi la caccia compariranno, e adesso poi dopo vedremo come, queste qua, che sono le navi di pattuglia e pattugliatori, diciamo quelli che vi danno la caccia. Vi danno la caccia puntandovi contro questi, i loro riflettori. Se avete un riflettore sul vostro SLC, beh, la situazione è un po' problematica. Potete avere dei problemi, siete più vulnerabili. Ma tra quelli che hanno modo di farvi del male, anche se non vi hanno individuato col riflettore. Il turno. Quindi noi abbiamo, adesso già vi dico un attimo le fasi del turno, poi dopo cominciamo veramente a giocare. Il turno, avete una prima fase di preposizionamento, in questo caso da questa missione si comincia dalla Spezia, una missione che è fatta a Gibilterra, quindi avete fatto con un sommergibile, di solito era lo Shire, dalla Spezia a Gibilterra, e appunto avete un po', all'inizio c'è una prima fase di preparazione, ogni SLC comincia con un Surge Token, fault check prima dell'inizio della missione, fate, ognuno fa 2 fault check. I fault sono, beh, avevo detto che questi sono prototipi, no? Quindi sono delle avarie che dovremo risolvere, sperando che riusciate a risolverli, non è detto. E vabbè, poi dopo c'è la target location, questa e sono quali mappe, perché ogni ci sono diverse mappe, ogni mappa ha le sue caratteristiche, quali in questo caso sono raggiungibili dalla Spezia. Abbiamo detto c'è una fase di posizionamento che viene fatta solo nel primo turno, è il viaggio che voi avete fatto dalla base iniziale, in questo caso la Spezia, fino a Gibilterra, e cambia di missione in missione. Poi all'inizio del vostro turno c'è un'altra fase di avaria, in cui uno a caso degli SLC si becca una carta avaria e prova a risolvere, questi cosi si rompevano di continuo. Poi c'è la fase SLC, dove gli SLC, abbiamo visto tramite gli skill test, poi dopo li vedremo in azione, riescono a fare le loro azioni, si muovono, sfuggono ai pattugliatori, cercano di entrare nella baia interna, agganciano le testate, fanno tutte le loro varie cose. Poi c'è la fase della Harbor Defense. L'Harbor Defense è dove gli inglesi rispondono alle vostre azioni, vi danno la caccia e cercano di bombardarvi. Questa missione c'è poca roba di lancio, cariche di profondità, cose del genere, che sono un po' nelle missioni successive, però c'è già tutto il movimento dei pattugliatori, vi assicuro che non è semplice. E poi c'è la classica fase di clean up, la fase amministrativa, spesso si chiama così nei wargame, dove un po' si sistemano le varie cose. Adesso andiamo direttamente a giocare, direttamente a vedere un po' come si gestisce il gioco effettivo di By Stealth NC. Ok, cominciamo il nostro turno con la prima fase, che ai noi è la Forward Positioning Phase, e ai noi, diciamo, turno 0, la Spezia, partire dalla Spezia cosa significa? Che dobbiamo fare 2 fault check per ogni SLC prima di cominciare la missione. Questo considerate un turno 0. Quindi prendiamo il mazzo delle carte fault e per ognuno di questi SLC tiriamo un'avaria. Allora, l'SLC 1 si becca, subito, un'avaria alla muta subacquea, la tuta subacquea, che era il vestito belloni, diciamo. Allora, repair check al 5, significa che noi dobbiamo fare un test sulla capacità di riparazione. SLC 1 ha capacità di riparazione 1 e non ha cose speciali, abilità speciali, quindi tireremo un dado, dobbiamo fare 5 o 6 per evitare l'avaria alla nostra muta subacquea. Potrei spendere il Surge, adesso non lo farò, però il Surge che cosa fa? Mi fa o avere subito un bonus di più 1, quindi invece che 5 mi basta fare 4, oppure se lo spendo praticamente ho un reroll, posso ritirare il dado. Vediamo un pochino il primo fault. Viene 4, subito. Allora, fail, discard SLC token and discard, ecco, scusatemi, from the game. Quindi l'ho fallito il primo check, quindi la wetsuit hanno un problema alla wetsuit. Cosa significa? Che tutti quanti i check per loro allo stamina, alla resistenza, vengono fatti al 5.
Male, male, male. Stamina check e sweat suit. Anzi, scusatemi, no, mi sono sbagliato. Devo fare immediatamente uno skill check sulla stamina. Se il check fallisce, i due operatori sono stunned, sono storditi. Allora, facciamo un altro check di stamina. Stamina hanno uno. Ecco, loro cominciano subito che stanno male. Fantastico, perché ho fatto tre. Benissimo, ok. Allora, poi andiamo avanti. Questo è solo il primo, figuratevi il secondo, vediamo un po' il secondo. SLC Battery, ahia, questo è malissimo. Repair check al 6. Discard SLC token and discard from game. La batteria è brutto, se mi becco anche la batteria, stiamo messi manino. Devo fare un altro repair check. E niente, anche questo è andato male. Vedete, l'inizio è proprio male. Quindi questo, l'SLC1, è molto molto disgraziato. Cominciamo con l'SLC2. Sto gioco è crudelissimo. Allora, breathing gear fault al respiratore. Perfetto, anomalia respiratore. Repair check al 6. Se lo fallisco, loro non avranno il surge. Che bello, che cosa bellissima. E lo fallisco, ovviamente. Quindi si spendono. Il surge cosa significa? Hanno meno 1 a stamina, no? Vediamo un po', sì. Surge, eh sì, ahimè, ahimè. Quindi loro non avranno neanche il surge. Poi, allora, andiamo avanti, il secondo fault. Un altro breathing gear fault. Discard, beh, questo non si fa perché se anche lo fallissi avrei un discard surge token che non ce l'ho più, quindi non si fa nulla. Poi SLC3 hanno, e ridaglie anche loro, S Breathing Gear Fault, quindi devono fare un test al 6 e niente, non lo passano neanche loro. Benissimo, benissimo, una cosa meravigliosa. Vediamo un po' quale altro seconda avaria, praticamente un disastro. Ho trasmissione, repair check al 6, ecco qua. Però ecco, la trasmissione la si può riparare, se posso provare a fare i tiri. Comunque intanto faccio un primo tiro di repair. Ah, quasi 5, però vabbè. Allora, la trasmissione glielo metto qui, a loro, e mettiamo qua. Quindi, loro non possono fare una full move, però potranno provare a riparare, a prendere a martellate la trasmissione per farli funzionare. Come vedete, l'inizio è abbastanza terribile. Torniamo qua. Torniamo qui adesso e andiamo a vedere che cosa riusciamo a fare con loro. Oh, allora, adesso cominciamo il turno vero e proprio. Cominciando il turno vero e proprio, dobbiamo fare un altro full check, un altro check di avaria, che bello. Però tiriamo un dado, questo è un dado speciale da 3 e ci dice quale è colpito. Il numero 2, tiriamo fuori un'altra avaria, anche loro alla trasmissione. Vediamo un pochino se anche loro la trasmissione gli parte, vanno lentissimi. No! Fantastico! Ecco qua, è venuto 6. Per fortuna la loro trasmissione funziona, quindi loro sono a posto. Evviva! Allora, SLC phase. Ogni SL, adesso fase degli SLC, ogni SLC usa una o due azioni in base a come stanno messi e fanno le loro azioni, cominciando con l'SLC 1. Allora, facciamo un bello zoom. Ecco qua, anzi, autarchicamente lo chiameremo ingrandimento con l'obiettivo. Eccolo qua, non usiamo termini albionici. E vabbè, fatemi divertire un po', fatemi scherzare un po', tanto qua la situazione è già un mezzo disastro. Allora, cominciamo con l'SLC1. Su LSC1 che cosa può provare a fare? Oh, possiamo fare, possiamo provare a recuperare. Loro hanno un punto azione solo, perché? Perché sono storditi, vedete? Un punto azione, ahimè. Proviamo a fare con l'SLC1 un bel recover, eccolo qua. Quindi, con un punto azione, che è l'unico che loro hanno, con un test 4 o 5 su stamina, recover, perfetto. Flip the operator card back to its raided side. The SLC token has been removed from the wet suit space. Sì, esatto, il check è al 5 invece che al 4, quindi il recover purtroppo se lo fanno devono fare 5. E vediamo un pochino se loro riescono a fare 5. No, e quindi SLC1 ha finito, cioè un'azione sola, non sono riusciti a recuperare. SLC2, l'SLC
vediamo un pochino che cosa riescono a fare. Loro hanno due azioni e hanno la trasmissione a posto, quindi possono perfino muoversi a fare una mossa piena. Sono orientati così. Allora, io direi che gli do due azioni, spendo entrambe le azioni, per fare una full move. Allora, dove stiamo? Full move. Spendendo due azioni, il successo è automatico. Quindi lo muovo di 2, di 3, 1, 2 e 3. E già comincio un po' a mettermi in andamento verso le barriere antisiluro. Il numero 3, vediamo un po', loro hanno due azioni, quindi lo possono fare, fanno semplicemente tutti i check di stamina a meno 1, che bello, e non possono muoversi. Allora possiamo vedere un pochino, possiamo provare a fare un'azione di riparazione. Sì. Allora, spendiamo un punto azione per l'SLC3 per fare un repair. Vediamo un pochino se riusciamo a fare sto 6 e rimetterci a posto la trasmissione. Assolutamente no. E va bene, allora facciamo una move semplice, un'azione, quello qua, action point 1, successo, e quindi un'azione semplice che è, ecco qua. Queste sono le azioni, pochine devo dire, dei nostri SLC all'inizio. Come vedete l'SLC3, l'SLC1 stanno veramente messi male, l'SLC2 meno male vanno, l'SLC3 hanno provato a riparare ma non ci riescono, quindi hanno fatto una move. Benissimo, e fin qua ci siamo. L'Arbor Defense. Allora, risolviamo i seguenti aspetti della Pro Defense. Search lights, drone alert card of HSLC without a detected token. Allora, dobbiamo andare grand'angolo. Vedete qui che c'è tutta questa bella colonna di carte, ok? Sì, carte di valori. E quindi andiamo a vedere qui. Arbor Defense, le search lights. Ognuno degli SLC deve fare un test. Allora, ogni SLC che non sia stato già rilevato, detected, vedete, surfaced, spero che si veda, comunque sia, c'è scritto, surfaced 10 o più. Quindi andiamo a prendere una di queste carte alert e vediamo se sulla carta di tutto 10 o più è stato individuato. Cominciamo sull'SLC1, sono tutti surfaced, ok? Sono tutti a pelo dell'acqua. Il primo, 3, no, mi è andato bene. Il numero 2, 4, è andato bene. Il numero 3, aia, male, 10, Allora, il numero 3 è stato individuato, quindi noi andiamo a mettergli un bel bollone, fanno un po' spavento questi cosi, di riflettori su di lui. Il numero 3 è stato individuato. Poi scendiamo, Underwater Dive Team, non ce ne sono. Patrol Craft Response, dobbiamo vedere se davanti agli SLC, sia quelli individuati che quelli non individuati, gli compare davanti una patrol craft, cioè una nave di pattuglia. Cominciamo. Allora, SLC1 è surfaced, non è detected, quindi è surfaced ed è un 9. Quindi tiriamo fuori un'altra cartina alert, 3, no. Per fortuna, no. L'SLC2, sempre testa, sempre al 9. L'SLC2, no, 7, benissimo. L'SLC3, attenzione, è stato detected, quindi testerà, ahimè, al 7, e infatti gli va malissimo. Al 7, che cosa succede? Compare davanti a lui una patrol craft, per fortuna, sul lato, eccolo qua, exhausted, ok? Esagono a fronte all'exhausted, nel senso che si muoverà al turno successivo, per fortuna. Quindi è un attimo di... Cioè abbiamo un attimo di tempo per sfuggirgli, ma non sarà facile sfuggirgli comunque. Patrol craft movement. Non si muovono perché c'è solo questa, ma non è ready, è già ancora exhausted. Petrocraft Tech non è nello stesso esagono con l'SLC, va bene. Shore Base Mortar non ce n'è, vedete, stiamo scendendo qua, quindi dopo queste due, che la Patrolcraft Response, se sono surfaced o submerged, attenzione, si parte anche se non sono rilevati, Poi, in caso c'è il movimento, oppure poi c'è l'attacco, non c'è nessuno, la short base mortar, non c'è nessuno in questo, l'antitorpedo net, per ora non, quella è per riuscire a superarla, ma nessuno c'è ancora arrivato, non so se ci arriviamo di questo passo. Perfetto, primo turno andato, clean up phase, remove petrocraft for or more access, tutti gli SLC, quindi si rimuovono quelle che sono troppo, le petrocraft troppo lontane, non ce ne sono.
L'exhausted, ai, eccola qua, va nel lato ready, quindi al prossimo turno è attivo. Advanced time token, attenzione, qua finisce il tempo, se finisce c'è l'alba, qui siamo di notte, vi beccano subito, quindi avete solo questi turni per farcela, dovete correre. Ok, ricominciamo. Secondo turno, di nuovo, ahimè, un'avaria. Avaria, vediamo subito, becca il numero 1, veramente fortunelli questi del numero 1. Allora, avaria, eccolo là, Warhead. Allora, repair check al 6. E niente, gli rischia di saltargli la testata, facciamo un repair check al 6, vediamo su cosa succede. È malissimo, di un 1. E quindi, gliela piazziamo qua, a loro, eccolo qua. E ci piazziamo sopra la Warhead. Quindi per ora la testata del numero 1 si è pure inceppata, quindi non hanno neanche la testata da utilizzare. Fantastico. Ok, azione dell'SLC. Dunque, questi benedetti ragazzi, niente, io proverei a fargli, c'hanno un'azione e tanto stanno lì, non c'hanno molto, proviamo a fargli un altro recover. 5 o 6, no, niente, 2, 1 è proprio bloccato, morto qua. SLC2, l'SLC2 è quello che sta meglio. Adesso, qui, altro ingrandimento di teleobiettivo, ecco qua, così lo vediamo bene tutti quanti. Allora, il numero 2, vediamo un po' che cosa possiamo fare con il numero 2, sì, io direi che possiamo cambiare direzione, perché pure quello gli chiede un check, da surfaced con un'azione cambia di direzione, e poi possiamo provare, ma sì, divertiamoci, proviamo a fare una full move. Oh, full move, io sono un'azione, quindi devo tirare, ed è un'azione su pilot, quindi devo fare con un dado 4 o più di 4, speriamo di farcela. 4 o più di 4, ce la faccio una full move, questi sono delle schegge, sono già arrivati qua su, loro sono messi molto molto bene, anche se dovranno superare quella rete antisicuro. Qui è un dramma, qui siamo messi male, qui dobbiamo correre. Io direi, loro stanno bene, sì, perfetto, quindi io direi di fargli fare un movimento, una full move, per cercare di passare di corsa. Allora, potrei anche submerge, fare un bel submerge, fatemi vedere, surface dive, anzi dive, 1, e poi, perché se io mi immergo e poi mi muovo da immerso, perdo il detected. Allora, proviamo a immergerci, dobbiamo tirare 4 sul pilot abbiamo un 4, vediamo un po', sì. Allora, cosa succede con il submerged? Semplicemente ci giriamo qua, perfetto. E adesso io faccio un... questo è un bel rischio. Vabbè, perché se faccio un move, semplicemente vado qua e mi faccio attaccare. Posso provare anche io a fare il full move, con un 4, sempre sul pilotaggio, tirando un dado per il pilotaggio. È andata male, non sono riuscito, ho perso troppo tempo a immergermi, quindi sono immerso, sono meno vulnerabile, ma sono ancora rilevato, quindi sono ancora lì, e la Patrocraft adesso si muoverà giù. Adesso vediamo un po', Arbor Defense Phase, allora, Searchlights, loro sono già individuati, vediamo un po' questi altri poveretti, dunque sono Surfaced 10, vediamo un po', 10 ovviamente vengono anche individuati, bellissimo. Il 2, che stanno andando avanti belli dritti, 5, non li sta vedendo nessuno, sono tutti quanti concentrati qua, fantastico. Allora, adesso vediamo un po', poi Underwater Dive Team non c'è, Patrolcraft Response. Allora, la Patrolcraft Response, abbiamo detto Drone Alert Card for each SL, sì, e vediamo se gli compaiono davanti delle altre navi. Dunque, allora, la alert card si tira anche per quelli che hanno già quello davanti, certamente. Place detected token, esatto, quindi anche a loro potrebbe arrivare una seconda Patrolcraft. Qui cominciamo SLC1, loro sono surfaced e detected, quindi gli basta un 7 per essere, per vedersi una bella Patrolcraft comparire davanti. No, 2, gli dice bene il 2, loro sono surfaced e basta,
Vediamo un po'. Ah, e beh, doveva arrivare. 10, attenzione, attenzione, anche se non sono detected, c'hanno una exhausted che gli compare davanti e questo può essere pericoloso. Loro, gliene comparirà un'altra, sono submerged, ma sono detected, quindi con un 8. 6, no, perfetto, benissimo, ma hanno già abbastanza guai. Patrolcraft movement, poi, allora, muovete ogni ready, quindi solo loro, verso il, towards the closest detected token. Ok, e quindi arrivano qua e adesso potranno attaccare. Patrol Craft, loro no perché sono exhausted. Patrol Craft attack. Draw an alert card for each patrol craft in the same X as an SLC. Quindi patrol craft attack, vediamo un po' che cosa succede. Per fortuna sono submerged. Oh, il detected non è che fa mirare meglio i nemici, semplicemente è più probabile che vi compaiono davanti delle navi. Il numero delle navi di pattuglia inglesi per fortuna è limitato. Quindi è submerged 10 o più. Vedete, molto semplice, c'è tutto quanto qua sulla mappa. 10, no, per fortuna le cariche di profondità, mitragliate, fucilate, eccetera, non li beccano. Meno male che ci siamo immersi. Attenzione, perché se fosse rimasta surfaced, questa era 7 o più, e con questo 7 loro si beccavano il danno e quindi venivano feriti. Perfetto, short base mortar non c'è e siamo assolutamente a posto. Clean up, remove patrolcraft, no, e eccolo qua, e questi diventano attivi. Attenzione, 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 time token, ricominciamo. Avarie, a chi tocca adesso la lotteria all'incontrario, al numero 3. Questa è critica, eh? Allora, avaria, la zavorra, repair check al 6, fallite e piazzate il ballast. Vediamo un po'. No, stavolta gli è andata male. Che cosa succede con il ballast che la zavorra che mi lascia? Può essere surfaced only. Questo è gravissimo. Speriamo che non debbano riemergere subito. Fatemi vedere qui un po' il mio libro delle regole. Se è gravissimo, perché gli si rompe la zavorra esattamente, quindi rischia di dover riemergere esattamente con il it immediately flips to the surface side. Questo è un disastro. Cioè, immaginate la scena di questi, detto haha, siamo sommersi, gli si scassa la zavorra durante questa immersione e quindi ciaffete e ricicciano fuori esattamente in faccia agli inglesi, che ringraziano e prendono la mira. Un disastro, un disastro. Questi devono darsela a gambe. Allora, vediamo un pochino quanto si muovono le patrol. Mi pareva uno, se mi ricordo bene, 544 up to 2x, no, 2, mi ricordo male, si muovono i 2, quindi dobbiamo assolutamente darcela a gambe di qua. Allora, SLC1, e anche loro non è che siano messi bene. Sentite, qua è inutile che cerchiamo di recuperare, cerchiamo di muoverci, quindi facciamo una move con uno, sono surfaced, cerchiamo di toglierci di qui, oppure potremmo immergerci, ma sì, proviamo a immergerci, quindi un dado, 4 più, niente, questi non riescono a fare nulla, hanno fatto 3, quindi loro sono ancora fermi qua. Avrete, può capitare che vi troviate con delle unità che non riescono a fare nulla durante una partita, e questo purtroppo è normale. Poi SLC2, che è surfaced, e c'ha un tizio lì davanti, e io magari mi immergerei qui, quindi pilot è 1, quindi tira un dado per il pilot, proviamo a immergerci, devo fare 4, faccio 2, non ci riesco, il secondo, no, non posso fare un'azione, no, non posso fare due volte, importante, non posso fare due volte la stessa azione, quindi devo fare qualcos'altro. E che accidenti faccio? Qua niente, qua non faccio nulla perché purtroppo non posso di nuovo riprovarci, quindi rimango lì. Quello è molto pericoloso, perché se provassi a fare una full move andrei a sbattere, se facessi una move solo mi metterei esattamente nella pancia del predatore. È vero che ci sono uguale, quasi quasi provo a muovermi e magari non mi rileva, magari non mi rileva, io provo a muovermi. Vediamo un pochino che cosa fa, perché se non mi rileva lui non sa che sono qui e quindi poi andrebbe a cercare verso questi due che stanno attirando gente. Quindi questo potrebbe essere una buona idea, oppure potrebbe essere una bellissima cavolata. Proviamo a muovervi. Muovermi in surfaced, check value, success, automatico, sì, perfetto.
Quindi io semplicemente mi muovo qua, guarda, sto facendo, questo è veramente un rischio, questo è veramente un rischio. E poi il povero, loro non, niente, mi conviene andare, cercare di darmi la gamba. Allora, un pilot, testo su pilot 1, quindi devo fare 4 per fare una full move, altrimenti sono veramente nei guai. Sono veramente nei guai perché ho fatto 2, stanno fermi qua. Mezzo disastro. Allora, a questo punto, searchlights, drone, e cominciamo con l'Arbor Defense Phase. Searchlights, drone under cover for each SLC without a detected. Loro sono gli unici, questo è importantissimo. Surfaced, sono ancora surfaced, stanno sul 9, 9 più. Questi hanno una fortuna, 8, perfetto. Poi, underwater dive team non c'è, patrol craft response. Esatto, drone and card for each SLC. Vediamo dove compare. Se gli compare, cominciamo con l'SLC 1 che è surfaced e detected, quindi ha un rischio di 7 e 7, gli sta dicendo molto male. Ok, è exhausted, ma vabbè. Poi il 2 che è surfaced ma non è detected. 9, eccolo qui. Compare qua, poi dopo comincerà a fare il giro. Poi il 3, no, perché abbiamo tutte e quattro le patrol, quindi non ce ne abbiamo, non ce ne abbiamo più. Adesso patrol craft movement, move each ready patrol towards, scusatemi, questa qua è exhausted, ready towards, interessante, the closest detected token if within free access. Allora, cosa succede a queste? Allora, lei sta qui perché ce l'ha sotto e non ha nessun problema. Queste exhausted, queste exhausted. Lei si deve muovere verso di qua, però queste detected sono più lontane di 3 esagoni. Quindi utilizzerà il movement die. Il movement die, andiamo a vedere che se fa 7-8 rimane lì ed è un dramma. Perché 7-8 rimane ferma, no, per fortuna 3. Si sposta di 2 in questa direzione, però mi rientra dentro. Questo può essere un problema. Entrando nella baia ce ne saranno 2. Vabbè, allora, attack. Qua c'è un attacco qui. L'attack contro un surfaced detected. No, surfaced 7. Ok, 7 o più. Eccolo qua. Questo è male. Allora, SLC3, loro sono storditi. Questo è molto male. Hanno un action point. Sono un action point. Molto, molto male. Va bene, poi shoalbase mortar non c'è. Clean up. Remove patrol craft dal 4 or more axis. E questi due no, perché ce l'hanno ancora vicino, quindi rimangono in gioco. Le exhausted. Altro turno. Sta per andare a schifio, finisce ciccio, a schifio finisce, si stanno a i due tizi. Va bene, allora stiamo messi male, questo è evidente, è abbastanza evidente. Allora vediamo un po' di proviamo. Allora, numero uno, proviamo almeno a immergerci. Dive. Vediamo un po', cercate di fare qualcosa, ragazzi. Oh, sei, perfetto, avessi fatto recovery per il periodo. Comunque sia, almeno sono sommersi, un minimo di protezione ce l'hanno in più. Il numero 2, questo è molto importante. Il numero 2 fa un change direction con la prima, cosa che è un successo automatico perché sono surfaced. Perfetto. Vedete quello che vi dicevo prima. Change direction, surfaced 1 è un successo automatico. Submerged, se lo avessi fatto da sommerso, ovviamente da immerso, avrei dovuto utilizzare una puntazione, fare un tiro al 4 sul pilotaggio. Comunque, va bene così, va benissimo così. Non ho fatto, vedete, non ho fatto le avarie, questo è importante. Il 3 di nuovo l'avaria, scusate, mi rifaccio e ritorno un attimino indietro. Un altro ballast, ma tanto il ballast qua già gli è partita la zavorra, quindi niente. Proprio questa zavorra faceva proprio schifo. Vabbè, allora lui si è mosso, ha fatto questa direzione, la prima azione, se e come seconda azione
faccio un move, zitto zitto, buono buono, entriamo qua. Qui sono nella rete evade net. Ok, you must use to enter. Ah, devo fare, scusatemi, no, per entrarci. Allora, surfaced, variable ops, posso fare, e vado a vedere qui, surfaced, ops check al 3, ops hanno 1, e quindi vediamo se riesco a superare quella rete. Devo fare, no, non ci riesco, sono bloccati qua nella rete, benissimo, malissimo, cioè, vabbè. Numero 3, dicevamo, il numero 3, che non può manco immergersi, e quello che può fare è provare a darsela a gambe, fare un full move di nuovo, surfaced con 4 sul pilotaggio. Allora, scusate, no, qui l'ho tirato male, niente, ancora fermo. E questi li vedo molto molto male, questi due. Qui abbiamo una situazione in cui questi due sono bloccati qua e quest'altro sta cercando di fare qualcosa. Ok, di nuovo Arbor Defense. Searchlights, no, perché ci abbiamo tutte quanto le quattro tutte le patrol sul tavolo. Underwater non c'è. Patrolcraft response. Ah no, scusa, no, la searchlights la devo fare. Searchlights per vedere se si viene individuato questo. Sì, non viene individuato. La patrolcraft response non la devo fare perché è automatica. Perché sono già 4, quindi sono già tutti quanti qua. Patrolcraft movement. Allora, questo si muove qui, di uno. Oh, questi due non vedono nessuno nelle vicinanze, quindi devono tirare. Vediamo un po'. Per la numero 2, vediamo dove va. 5, in direzione 5, non può farlo perché sbatte, sarebbe giù, quindi sta ferma. Poi, credo almeno, no? Patrolcraft movement, 544. 544, 544, sono i casi un po'... if the result of the move, ignore the movement results e do not reload. Quindi lei se ne sta ferma qua. La 4, dove se ne va? La 4 se ne andrà, numero 4, qui, e credo che 544, anche lei dovrebbe sbattere, però vabbè. Ah, 0 or 1 axis, ecco, scusatemi, according to the patrol craft movement diagram. 0 or 1 axis. Quindi questa si muoveva, scusate, mi ero sbagliato, questa si sarebbe mossa di qua, e quindi poi dopo si sarebbe mossa di qua. Ora vediamo qua, questa, la 4, si muovono di 1. Si muovono di 1, sbagliato. Ecco, si muovono così. Questo è come si muovono. E mi ricordavo che si muovevano di 1. Perché mi è venuto di due. Vabbè, quindi questo è il movimento. Stanno un pochino girando intorno. Gli stanno girando intorno. Vediamo un po'. Ho detto qualche piccolo imprecisione. No, okay, per la diretta ci sta. Allora, Patrolcraft, tac. Sì, sì, queste due. Allora, qui la vedo malissimo. Cominciamo la numero 1 contro l'SLC3 che stanno già messi male. Ed è un Patrolcraft attack. Ed è surfaced al 7, mi sa che li salutiamo, 9, li salutiamo, vengono eliminati, quindi questo è eliminato. Poi l'1, anche loro, 12, disastro. Allora, 12, qual è la particolarità quando esce il 12? Non solo che ha fatto 12, quindi anche loro che erano già belli messi male, li salutiamo, e va bene, ma... Guardate qua, e rimuovete il numero più basso di carte dal discard pile, massimo 6. Praticamente gli inglesi si sono sempre più accorti che c'è qualcosa che non va, e quindi dal mazzo degli scarti rimuoviamo quello più basso. Allora, che mi pare sia il numero 3, perché è uscito il 3, non mi pare sia uscito nessun 2. No, sono uscito in 2, quindi togliamo la carta numero 2, che è la carta più bassa. Ok, questa viene rimossa. E poi rimischiamo tutto. Quindi, come vedete, il mazzo degli inglesi diviene mano a mano più attivo. Credo che questa missione fallirà ben presto, visto che ci sono questi qui, che stanno qua. Vabbè. Allora, Patrolcraft Attack, Shorebase Mortar, non c'è Cleanup Phase. Rimuovete tutte le Patrolcraft che sono a più di 4 da un SLC, e questi
vengono rimossi, loro rimangono in gioco perché comunque lui è lì. Clip exhausted, no, eccetera, eccetera. Advance the time token. Ok, adesso avaria. Tiriamo un po' per vedere. Ovviamente, se viene l'1 o il 3, la ignoriamo. Scusate. Allora, no, l'1, quindi l'1 cioè, l'abbiamo già salutato e quindi non si fa nulla. Non c'è il ritiro perché sennò finirebbe sempre al 2, mi pare che non ci sia fault check, eccetera, eccetera. There is no effect. Benissimo, un minimo di aiuto. Dunque, abbiamo quest'unico SLC che quindi deve cercare di affondare una corazzata. Vediamo che cosa fa. Potrebbe ancora farcela. Sistemiamo meglio perché adesso ormai siamo qui, qui adesso. Allora, primo cerchiamo di vedere se riusciamo a entrare in questa anti-torpedo net. Devo fare 3 o più di 3 anti-torpedo net, evade net per entrarci. Vediamo un po'. Sì, ok, ho fatto 4. Ora è rischiosissimo, signori. Ora è rischiosissimo perché posso puntare direttamente a lei oppure posso provare. Sto qui. Qui me la rischio. Full move, 4 pilot. Ma sì, dai, proviamo a fare una full move e andarmela. Però devo fare 4 con il pilot. Questo è molto importante. E lo canno, ovviamente. Niente, ho fatto 2. Quindi adesso il nostro SLC sta lì fermo sulla rete. Oddio. Va bene, ok, Harbor Defense Phase, Searchlights, lui non c'è il Detected, vediamo un pochino, e, ovviamente, attenzione, lui è già nella Harbor, quindi Surfaced, da, eccolo qua, le Searchlights sono qua, 11, vediamo un pochino se la becca, che iella, è stato individuato, questo è malissimo, non male. Malissimo. Allora, Underwater Dive Team non c'è, Patrol Craft Response, e vediamo se gli cicciano qui davanti. Surfaced, Detected, Harbor, quindi 6 o più, qualcuno arriva lì davanti, ovviamente 8, e ovviamente gliene arriva un'altra. Eccolo qua, mettiamo su Exhausted, gli compare esattamente qui nell'esagono frontale. Poi, Patrocraft Movement towards the closest detected token. Quindi ci siamo qui, un bel sandwich. Quindi sono 2, tireremo per 2 volte. Patrocraft Attack. Allora, Patrocraft Attack, eccolo qua, Surfaced va al 7. Il primo tiro lo colpisce e quindi vanno in stunned, ovviamente. Secondo tiro lo colpisce e quindi, bam, ve l'ho detto. Ciao. Sono saltati, ok, la missione è totalmente fallita. Bene, questo male, ma io me l'aspettavo perché la prima missione è, stranamente la prima missione è un po' paradossale, storicamente ci sta un po' la più difficile perché come vedete sono i prototipi che si rompono più facilmente. Però ecco, diciamo, questo è un po' l'andamento del gioco, dovete solo fare un po' attenzione a distinguere tra le searchlights, tra le navi che compaiono, i movimenti, un paio di dettagli, però ecco, come vedete, questo è il gioco. L'idea è riuscire a far muovere questi carrettoni, e adesso capisco perché gli inglesi quando li hanno ripresi l'hanno chiamato operazione, hanno provato a farli anche loro e ci sono, dopo l'8 settembre, avevano catturato diversi, hanno provato a fare anche loro delle missioni così, fallendole, non riuscendoci, avevano chiamato operazione Chariot, sembra infatti sono delle carrette queste qua. Comunque sia, a parte tutto, oggettivamente è molto difficile. È un gioco che ha molto meccanismo, quello che si dice pressure luck, cioè cercate di vedere un po' come fare, come dovete un po' gestire la vostra fortuna. Alle volte può dire male, può dire bene, però c'è ovviamente anche l'aspetto strategico, già anche nella missione singola, come avete visto, avete diverse scelte, me la rischio o non me la rischio, dovete gestire il rischio. E poi soprattutto nella campagna, dove un po' come anche i giochi sempre della DVG, della serie leader, avete un po' la crescita della vostra squadra, fate crescere la vostra squadra, migliorate le tecnologie, migliorate l'equipaggiamento, andate avanti di missione in missione. Questo è By Stealth and Sea, molto bello, come vedete una partita completa, anche se è finita male, l'abbiamo fatta in, sto vedendo qua il tempo della telecamera, anche spiegandolo, 36 minuti, quindi
setup un quarto d'ora prima, diciamo in un'oretta, ma in un'oretta una ve la fate tranquillamente, qui mi sono anche messo a parlare pure con qualche sbaglio che ho fatto quella, comunque sia, qui come vedete sono veramente molto rapide, io direi un 30-40 minuti, una volta che siete belli esperti, un 30-40 minuti di missione e l'avete fatto, gioco molto bello, molto coinvolgente, molto... che vi prende molto, ecco, e avete anche diverse cose, perché per esempio ho fatto, purtroppo qua mi è andata male, però in un'altra partita magari riuscivo a far partire questi, facevo due attacchi, uno di qui e uno di qui, e avrei fatto, avrei cercato tattiche diverse, avrei fatto disperdere maggiormente le navi di pattuglia. Comunque, questo è il gioco, ogni missione è diversa dall'altra, per varie cose, migliorano le difese inglesi, migliora la vostra tecnologia e avete tante altre variabili. Questo era By Stealth and See.